Sarina Biraghi, condirettore del Tempo. Buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Direttore, una tragedia annunciata, dice il sindaco di Prato, ma se non è sua, la responsabilità di chi è? Beh, io credo che le responsabilità il sindaco non se le può, come dire, togliere, perché comunque lì ci sono controlli non fatti, e annunciata proprio lo dimostra, perché era una situazione che tutti sapevano. Ma come al solito in Italia, quando accadono le tragedie sono annunciate, e però non facciamo niente per evitarle. Anche oggi a Pescara si è detto una tragedia annunciata, e di nuovo abbiamo visto il maltempo che crea, esatto, danni inestimabili, e soprattutto una vittima, una donna che è rimasta annegata. A Prato sappiamo come vivono i cinesi, in che modo lavorano, l'abbiamo sempre detto, fanno, come dire, casa e bottega in, sì, condizioni... A chi conviene lasciare che le cose restino così? Perché in questi anni si è preferito chiudere un occhio? Si chiude un occhio perché comunque, secondo me, quella è una macchina, diciamo così, economica, no? Quindi l'economia del territorio va bene per tutti, va bene per tutti. I cinesi lavorano, si producono le cose. Questo lavoro è irregolare, vivono. Però questo è un po' il problema. Lo sappiamo tutti, è irregolare anche chi va a raccogliere i pomodori nella pianura pontina piuttosto che nel casertano, sono tutti irregolari, però chi sfrutta ovviamente ci guadagna, si mette in moto l'economia, ecco, diciamo che di fronte a questo concetto si chiude non uno, ma direi troppo spesso due occhi, e senza considerare poi quello che significa dopo, cioè i rischi che si corrono, la sicurezza, questa gente che dorme in un metro quadro, certo, praticamente, al freddo, quindi insomma anche in condizioni disagiate, pur di non, consideriamo che questi cinesi, come tutti gli immigrati, sì, che vengono da noi, vengono con l'idea di trovare, non dico un paradiso, ma insomma una terra dove poter, per alcuni è un luogo di salvezza per scampare da zone di guerra, da zone di povertà estrema, per altri è un punto di passaggio dove magari raggranellare soldi, tornare in patria e fare lì, sì, forse la vita, diciamo, dei signori, no? Certo, è una prospettiva che purtroppo, come vediamo sempre in moltissimi casi, viene loro negata. Direttore, certo, passando al piano, diciamo così, nazionale, di quello che sta accadendo un po' sul fronte della politica, aspettiamo in queste ore l'incontro fra il Premier Letta e il Presidente della Repubblica Napolitano, per cercare, ecco, di definire i tempi e i modi di questa nuova verifica parlamentare dopo l'uscita di Forza Italia dal governo, richiesta dalla stessa Forza Italia e accordata da Napolitano. Secondo lei, ecco, quale potrà essere il programma su cui Letta chiederà di nuovo la fiducia? È quello del 2 ottobre? Quello, come dire, su cui si è pronunciato Napolitano al momento del secondo mandato? O che cosa quali sono i punti su cui trovare l'accordo? Ma intanto vorrei sottolineare che, come al solito, in Italia l'Italia va in una direzione, cammina con i suoi passi, e la politica va da tutt'altra direzione, cioè di fronte a queste tragedie poi si vede come troppo spesso la politica sia scollata proprio dal, certo, paese reale, no? Abbiamo le tragedie, da una parte il maltempo, da una parte l'incendio, e intanto la politica pensa alle verifiche, ai pesi, alle maggioranze, insomma sembriamo un po' strani come paese. Diciamo che questo incontro che stiamo aspettando vuole essere ovviamente così l'anticipo di quello che Letta andrà a chiedere, quindi più di una semplice verifica, direi, e meno di una crisi formale, no? Questo colloquio è quello che serve a tutti e due. Napolitano non vuole, come dire, aprire la crisi, però una verifica va fatta, perché ci vuole una nuova investitura per questo esecutivo, anche perché, essendo passata all'opposizione Forza Italia, è chiaro che ci vuole una nuova investitura. Io penso che Letta voglia con il governo stabilire, come dire, un nuovo patto, no? Ribadendo ancora una volta che questo è un governo di crisi, e quelli che hanno votato la legge per la stabilità, che comunque
non è proprio il massimo che si aspettava, dovranno in qualche modo aiutarlo ad arrivare a questo benedetto 2015 senza più intralci. Un 2015 che si dovrà affondare soprattutto come capitoli importanti su cui si dovrà basare questo governo, sull'Europa e le riforme. Il passaggio sul fisco, il passaggio sulla giustizia e il passaggio sulle politiche del lavoro, che sono i nodi centrali di questo governo che è nato così 7 mesi fa e che ancora una volta io penso che Letta come minimo chiederà ancora, che dire, 18 mesi? Esatto. Io penso 18 mesi. Cioè si parla anche di questo, come dire, di un rinnovo del bonus, anche rinnovo per del bonus, il governo delle medie intese. Delle medie intese, ristrettissime intese, senza disconoscere e senza dimenticare che abbiamo un Renzi che insomma non è proprio che fa dormire sogni tranquilli a Letta. Esatto, questo è proprio forse la spina nel fianco, esatto, del governo Letta. Esatto. Però restando un attimo sui temi su cui potrebbe chiedere la fiducia il Premier Letta, anche rispetto alle dichiarazioni che vengono da Renzi e rispetto alle richieste che lui fa al governo, parla di lavoro, parla di legge elettorale, parla quindi di Europa, ed anche rispetto a quelle che vengono da Alfano che ha proposto lui stesso al governo un accordo programmatico per il 2014, i punti sostanzialmente sembrano essere gli stessi, lo evidenzia tra l'altro oggi anche l'onorevole Sacconi, cioè quello che chiede Renzi è quello che noi chiediamo da sempre, quello per cui noi lottiamo da sempre, insomma i presupposti affinché questo governo arrivi fino al 2015 dovrebbero esserci. Allora quali sono le variabili in gioco? Le variabili in gioco sono che Letta deve assolutamente avere questo consenso, perché le variabili sono le spinte antieuropeiste che sono forti in questo momento e c'è Grillo che le cavalca. Ieri Grillo nel V-Day ha attaccato praticamente tutti tranne il Papa, direi. Esatto, l'ha detto che lui è grillino. Esatto. E poi c'è Berlusconi ora, o comunque Forza Italia che è pronta a cavalcare la politica anti-Europa, cioè soprattutto anti-euro, e quindi a non voler stare sotto la gabbia, diciamo così, e il peso dell'Europa. Per cui questi toni che rasentano anche un po' il populismo devono essere respinti o comunque arginati. È su questi che Letta e il suo governo, più o meno nuovo, perché si parla di rimpastino, si parla di qualche ministro che potrebbe essere sostituito, deve puntare. Deve puntare quindi a queste riforme che sono quelle solite, cioè non c'è niente di nuovo sotto il sole della nostra politica. Esatto, la sensazione, direttore, è proprio questo, che noi sentiamo fare da mesi e mesi, se non da anni, le stesse richieste. Esatto. Interventi sulla legge elettorale, adesso addirittura aspettiamo può slittare. Dicembre, aspettiamo le primarie. Esatto. Interventi sul lavoro, interventi anche per in qualche modo fronteggiare e gestire in maniera diversa il rapporto con l'Europa, con le richieste che vengono da Bruxelles, quindi come dire gli ingredienti ci sono tutti e sembra che c'è anche però l'accordo. Allora chi farà saltare il governo Letta prima del 2015 lo farà per pretesto, quindi a questo punto? Lo farà per pretesto, lo farà, va detto, io credo che Alfano ieri sia stato molto diretto, lo farà per un interesse di poltrone, perché altrimenti non si spiega. Se per tutti ci fosse l'interesse dell'Italia, a questo punto tutti dovrebbero mettersi appunto in gioco per riuscire a fare queste 4 riforme che servono ed arrivare a questo benedetto 2015, a questo semestre europeo che non è niente di particolare, per carità, però è un'opportunità, una chance che ha l'Italia, e che è un conto arrivarci con un governo solido e stabile, è un conto arrivarci tra crisi e crisine, verifiche, piccole verifiche, insomma anche è un momento importante, anche perché, direttore, poi come è noto chi presiede il semestre può anche dare un indirizzo politico all'Europa, e quindi quello sarà veramente il momento sarebbe in cui poter ben incidere. È difficile dare un indirizzo se non ce l'abbiamo in casa l'indirizzo, diventa veramente penoso. Sì. Per cui dico, se uno si mette in testa quali sono gli interessi del paese, credo che bisognerebbe veramente andare avanti
e basta, sì. Cioè farle cioè, altre quattro cose. Nessuno ha più alibi e ormai. E poi appunto chiunque si prenda sulle spalle la responsabilità della caduta del governo, beh insomma poi ne deve rispondere agli italiani, certo. Perché poi, poi nessuno si lamenti se gli italiani A non vanno a votare, B vanno a votare e votano Grillo, perché poi insomma... Però secondo lei questo governo però sta facendo il suo lavoro nel modo giusto, a fronte anche delle possibilità, delle tensioni che ci sono, o come molti dicono è un governo di provvedimenti troppo piccoli, che non incisivi, e per ha ragione Renzi? Un governo di poco incisivo e soprattutto di troppi rinvii, abbiamo visto questo governo che ha rinviato troppo. Allora perché troppo... tenerlo? Che è perché però è difficile anche appunto, noi abbiamo non abbiamo una legge elettorale, ritorniamo da capo e 12, quindi è impossibile tenerlo, a questo punto è impossibile pensare a un altro tipo di governo. C'è un'urgenza fondamentale a questo punto, che è l'urgenza economica, bisogna riagganciare la ripresa, altrimenti, come oggi stesso ha detto Letta, non è lontana. Agganciare la ripresa significa dare respiro al paese e consentire di poter fare quelle riforme, perché se si aggancia alla ripresa, allora a quel punto il governo si può fermare a pensare alla riforma elettorale, ad evitare appunto che ci sia l'ipotesi di tornare alle urne con questo sistema, che non è risolutivo, l'abbiamo visto. Il problema visto. Per agganciare la ripresa, direttore, è probabilmente anche quello di fare delle riforme che siano strutturali, però il Parlamento si divide sull'IMU, la mini IMU, le nuove tasse. Questo è un altro nodo, l'IMU è uno dei nodi fondamentali di questo paese, non si riesce a venirne fuori, e mi pare che anche queste soluzioni che si stanno più o meno trovando, di cui si parla, perché poi ci sono i comuni che battono cassa, che non hanno l'introito dell'IMU, quindi non sanno dove andare a sbattere esatto, la testa esatto. E quindi diventa difficile. Certo è che gli italiani a questo punto stanno soltanto pagando tasse, non sanno più quello che aspettarsi. Esatto. Abbiamo sentito che ci sarà una maratona, praticamente un ingorgo ancora una volta di tasse per Natale. Certo, forse gli italiani meriterebbero un Natale migliore. Paghiamo le tasse, però almeno ci diano un governo serio che ci Staremo faccia uscire fuori da questo pantano. Staremo a vedere. Grazie a Sarina Biraghi, condirettore del Tempo, per questa analisi con noi. Buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.